Allora, signori, benvenuti in questo nuovo video. Sì, lo so, in un sacco di voi volevate che questa sera io andassi a salvare navi. Purtroppo la cara Navi non è ancora in grado di essere salvata, perché lo sviluppatore del precedente episodio, del nostro caro Ben.exe, mi ha contattato, mi ha inviato un messaggio e mi ha risposto dicendomi che sta sviluppando la parte 2 del gioco, quindi dovremmo aspettare un attimo prima che il continuo sia effettivamente disponibile. Oggi però vi voglio deliziare con un nuovo gioco horror, che è Ao Oni, un gioco che mi avete consigliato in tantissimi, veramente tanto vecchio, che ha portato anche il caro FaviJ nel lontano 2014, mi sembra. Io questa cosa veramente non so che cosa sia, non ho la minima idea di che cosa tratti il gioco, però in tantissimi me l'avete consigliato, quindi siamo qui per dargli un'occasione. Si gioca su RPG Maker, quindi non dovremo avere problemi di virus né altro, questo è un gioco normalissimo, però ovviamente il tema sarà l'horror. Doppio click e andiamo a giocare ad Ao Oni. Vediamo un attimo di metterlo subito in full screen, perché io voglio un'esperienza completa. E andiamo subito con il nuovo gioco. Qual è il nome del personaggio protagonista? Posso sceglierlo io? Beh ragazzi, ma noi siamo Enfire, quindi ci chiameremo Enfire. Posso cambiare nome? N? No, come si cancella qua? Dai, porca va, con la X. Mamma mia, sono un pro gamer. Allora, Enfire. Mamma mia, i giochi giapponesi in cui si poteva scegliere ancora il nome del personaggio. Godiamoci l'introduzione. Allora, c'è una casetta. Abbiamo sentito le voci di una villa fuori città. Da quando le ville parlano? Dicono che sia abitata da un mostro. E noi giustamente ci siamo andati a fare un giretto sopra. È molto più carina all'interno. Sono io o qui fa davvero freddo? Ma è giapponese, ragazzi. Ehi, usciamo di qua. Che cosa c'è che non va, Takeshi? Hai paura? Noi chi siamo? Quello con i capelli grigi? Sentiamo il rumore di un vetro? Ehi, usciamo di qua. Così stupido. Non è possibile che i mostri esistano. È scientificamente impossibile. Ragazzi, noi siamo degli ingegneri e ovviamente andiamo a rispondere che i mostri non esistono. Ehi, Enfire, stai attento. Ma noi siamo spavaldi, ragazzi. Oh cielo. Ragazzi, è molto forte il volume. Spero che non ci siano jumpscare potenti. Molto carino. Ci sono gli interni. C'è un piatto rotto. Noi come degli spavaldi andiamo a cucinare una frittata. C'è un piatto rotto a terra. Ho trovato l'oggetto scheggio di piatto. Cosa me ne faccio di una scheggio di piatto? Ok, ritorniamo di là, ragazzi. La porta è chiusa, va bene. Amici? Perfetto, i miei amici sono spariti. Ragazzi? E quello è il momento in cui capisci che sei letteralmente fottuto! Andiamo a cercare i nostri amici. Quello era sicuramente Takeshi. La silhouette mi ricordava la sua. Non si apre, e per fortuna oserei dire. Non si apre. Allora noi ce ne andiamo. HP1, SP1. Studente delle scuole medie. Oggetti, scheggia di piatto. Non si apre. Proviamo a uscire dalla porta, ragazzi, fuggiamo. Non si apre, va bene. Siamo chiusi in una casa. I miei amici dicevano di non esplorare. Abbiamo fatto comunque l'esplorazione. E qui sembra che ci sia una carta. Bella! Questa, ragazzi, è disegnata direttamente da mio cugino di 4 anni. Con questa riusciremo sicuramente a trovare. Là. C'era qualcuno! Era Takeshi! Lo sapevo! Ciao Takeshi, come stai? Takeshi, sta tremando, ragazzi. Dove sono gli altri? Niente, Takeshi trema. Takeshi? Takeshi, però... Un oggetto segreto! Ho trovato l'oggetto chiave della biblioteca. Ah, beh, ragazzi, un bel libro ci aiuterebbe sicuramente a migliorare l'atmosfera. La porta è chiusa. La porta è chiusa. Andiamo sopra. Qui c'è un'altra porta. La porta è chiusa. Ma è una villa fatta di porte chiuse, ragazzi. Non si apre. C'è un'indicazione su dov'è questa maledetta biblioteca? Non si apre. Ah no, magari la biblioteca è l'unica con la porta leggermente diversa. Non si apre. Non si apre. 2 hours later. L'ho trovato! Usata la chiave della biblioteca. Ragazzi, siamo in biblioteca.
Cos'era quell'affare, ragazzi? Ragazzi, cos'era quell'affare? Ragazzi, cos'era quell'affare? Ma era tipo una faccia gigante viola? No, no, ragazzi, c'ho i brividi. E adesso? Un tavolo enorme questo. Perché c'è questo strano rumore di vento? No, ragazzi, ma cosa devo fare? Oh! Ho trovato l'oggetto chiave della camera da letto. Che cazzo? No! Oh! No! Ma scherzi! No, ti prego! Oddio! Dai, ma non ci posso credere. Dai! Mi aspettavo un jumpscare. Però meglio così. Allora, tu, maledetto, fuggi! Vieni qua. Chiave della camera da letto. Ma è difficilissimo. Allora, io vado da Takeshi. Takeshi, aiuto! Takeshi! Takeshi? Takeshi? No, 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 no. Takeshi, Takeshi. Takeshi! E là? E là? Ma che cavolo? Ma? Ah, era questa la camera da letto. E che cosa ci sarebbe nella camera da letto? Una botola segreta sotto al letto di sinistra. Con un piano. Ma certo, è tutto sensato. Con una cassaforte. Non lo so. Però c'è un piano, quindi lo so. È uno shortcut. Ci conviene esaminare tipo tutto quanto. Abbiamo due segreti per adesso da scoprire. Una porta nera che... Ah no, però un attimo, l'ho appena aperta. È aperta adesso la porta. Quindi magari ho aperto qualcosa da qualche parte nel gioco. Oh! Visto che la porta che abbiamo aperto sopra, prima la porta sotto. Un bagno. Ho trovato l'oggetto sapone. Abbiamo un fazzoletto, abbiamo il sapone, possiamo pulirci il... Abbiamo anche il bagno. Mi sa tanto che Aoni era proprio... qui. Ho trovato l'oggetto cacciavite a stella. Che cosa possiamo farcene, ragazzi, di un cacciavite? Adesso vi lascio una domanda. Che cosa può fare un uomo con fazzoletto e sapone? Fazzoletto e sapone. Fuggire dal coso! Mannaggia il fazzoletto e il sapone. Mannaggia il fazzoletto e il sapone. Mannaggia il fazzoletto e il sapone. Ora ti faccio vedere io quello che sono in grado di fare. Allora. È tornato, è tornato, è tornato! Dai! Troppo... No! Ma cosa? Ma cosa? Ma perché? Ma come? Ah, so come fregarlo. Possiamo sfruttare il buco... che c'è nella porta della camera da letto, che se non sbaglio è sopra, secondo me, o questa, esatto, sfrutteremo questa, ragazzi, mi butto nel buco e poi entro nell'armadio. Mi sembra un ottimo piano, ragazzi, gli ingegneri non sbagliano mai, dai. Allora, andiamo di qua, andiamo su, andiamo di qua, mi tuffo di sotto. Che pezzo di merda!
Ehi? Oggetti? Versi il sapone sul fazzoletto? Sì. Ho pulito il pianoforte col fazzoletto. 6, 7, 9. Beh, easy. 0, 6, 7, 9. Non era lo 0. 6, 7, 9. 6, 7, 9, 4 e 6, 7, 9, 7, 6, 7, 9, 8, 6, 7, 9, 9. Oh, le ho dovute provare tutte. Va bene, Wort. Ho trovato l'oggetto, chiave della camera da letto del bambino. Chiave da camera da letto del bambino. Ragazzi, questo che ho appena effettuato era un attacco di hacking brute force, dove provi tutte le combinazioni finché non trovi qual è la risposta che cerchi. Va bene, a questo punto direi che ci siamo. Dobbiamo andare a cercare questa camera da letto del bambino. Usa la chiave della camera da letto del bambino. L'abbiamo trovata. Ciao! Posso spostare questa sedia? Fermi un attimo, posso resettarla? La posso resettare? Allora aspetta un attimo, che sicuramente dovremmo farci qualcosa con questa sedia. Tipo... Mika! Hey, I'm fire! Stai bene, Mika? Sappi che sono innamorato... dove sono gli altri? Non ne ho idea, ci siamo separati. Ah, davvero? Vieni con me. Stai scherzando? Non andrò in giro per questa villa con quel mostro là fuori. Oh, ok. Allora, ho trovato un'altra mia amica. Ma cosa me ne faccio di questa sedia, scusate? Posso salirci sopra? Tipo così. Madonna che pro! Ma che cosa? Io sono un vero player, ragazzi. Ho trovato l'oggetto combustibile dell'accendino. Ma di cosa stiamo parlando? Mamma mia, che schillanza! E adesso il fatto è, cosa me ne faccio del combustibile dell'accendino? Lo infilo nel cacciavite? Una fiala di combustibile per l'accendino. Allora, adesso abbiamo un cacciavite e un combustibile per un accendino. Può servire a qualcosa? Boh. Proviamo ad andare di sotto. Allora, di sotto andiamo sulla destra. Vediamo un po' cosa c'è. La biblioteca. Possiamo andare a fuoco alla biblioteca. Ma se dessi fuoco alla biblioteca, mi prenderei una denuncia e distruggerei il patrimonio culturale dell'umanità. Dato che a Enfire piacciono i libri, direi che la biblioteca oggi si può salvare. A questo punto andiamo di qua e vediamo se in questa cucina può servire l'accendino per cucinare una bella bistecca. Vediamo. No, va bene, proviamo a ricontrollare al piano superiore, sperando che non ci sia niente pronto a ucciderci. Ah! Brutto figlio di... No! No! Allora, vediamo. Andiamo giù. Forse ho capito, ragazzi. Oddio. Ragazzi, forse ho capito. L'ho fottuto. Madonna, se l'ho fottuto. Ragazzi, forse ho capito. Lo sapevo! Era di qua! Ma porca di quella vacca, te! Giochiamo, dai! Dietro al divano, dietro al divano! Ok. C'è la tappezzeria qua, ragazzi. Questo? Ho trovato l'oggetto accendino. Posso usare l'accendino con il combustibile? Non si vuole accendere. Ok. Uso il combustibile dell'accendino. Riempi l'accendino con il combustibile. Ora lo uso. Non me lo fa usare. Qui sbaglio, c'è una porta tipo trasparente. Qualcosa non sembra proprio in questa tappezzeria. Gli diamo fuoco. O usiamo una maniglia. Non possiamo usare una maniglia. Non possiamo.
Cioè, con la scheggia del piatto ho rotto la tappezzeria? Non c'ho una maniglia. Ma come... Ma ragazzi, ma scusate, ma come fa uno a capirla sta roba? Ma come ci sto arrivando? Non vedo una ceppa. Qualcosa mi dice che devo usare l'accendino. Prego, no, non mi dire che dentro sto coso può comparire Mr. Potato, eh. Oh, una libreria segreta. Porca truta! Ma scusate, ma come faceva a salvarmi? Ma che pezzo di merda! Adesso vediamo come mi fotti. Oh! E adesso? Vattene! Ma questa, ragazzi, è una cosa che potevate fare solo morendo la prima volta. Quell'affare comunque... Voglio un commento qui sotto. Che cos'è quel coso? Cos'è? Allora, accendino. E devo capire ora dov'è la cantina. La cantina, ragazzi. Esatto, è questa. No, dai, ma che ti frega di correre da mica? Correre da mica, ragazzi. Ragazzi, mica era... Dove era? Era tipo... Questa era la stanza del bambino. Ma che cosa se l'hai mangiata? Ragazzi, se l'hai mangiata! Ragazzi, se l'hai mangiata! No! Se l'hai mangiata? No, dai, sono morto. E adesso... Ok, mica? Mica? Ragazzi, mica è ancora viva? Ti prego, mica? Mica! Ragazzi, mica è morta. Mica è morta. Ah, va bene, torniamo nella stanza che stavamo per esplorare prima che mica morisse. Che non era esattamente questa, ma era sopra. Le nostre capacità di orientamento spaziale superano i limiti della... Ok, qui c'è un oggetto che non mi lascia prendere. E qui sicuramente ci sarà una sedia. Come non detto. Beh, qui posso usare il cacciavite. Non riesco a girare la vite con questo cacciavite. Ma scusa, ma sei proprio un coglione, allora. Come fai a non girare la vite? Hai un cacciavite. Come fai a non saper girare la vite? Hai un cazzo di cacciavite. Porca vacca, ma sei stupido. Vabbè, devo cambiare la punta del cacciavite, ragazzi. Mi sembra giusto, no? Va bene. Porca vacca, ragazzi. Avere un cacciavite, ma non poterci cacciare le viti. Devo portarmela di là? No, quello là sopra mi sembra un cacciavite, guardatelo. Ha proprio l'aria di essere un cacciavite, quello. Guardatelo. Ho trovato un oggetto. Vabbè, ragazzi, è normale che un cacciavite senza la punta corretta sia inutile. Vuoi cambiare la punta del cacciavite? Sì, ora comparirà il nostro amico. No, sono piacevolmente colpito dalla cosa. Va bene, oggetti. Punta piatta? Ok, dentro c'è un'altra cassaforte, di cui non so il numero, quindi è come se non l'avessi aperto la cassaforte. Un'altra porta nera. E un altro... Ok, un altro... Va bene. Cacciavite, no, accendino. Ragazzi, è una buona idea aprire la cella, secondo voi? Apriamo la cella? La porta è chiusa. Vabbè, a meno che io non faccio così. Ah, no, era una porta da aprire questa. La porta è chiusa. Gongo banana. Sembra un'idea pazza, ragazzi. Non voglio provarci. Ha funzionato. Beh, le mie due lauree servono a qualcosa.
adesso ho trovato l'oggetto chiave della cella della cantina. Beh, ma c'è, ma tra tutti gli oggetti. Mica? Porca puttana! Vaffanculo! Vaffanculo! Ragazzi, il buco. Ragazzi, il buco ci salva sempre. Porca vacca, ragazzi, l'ha uccisa. Ragazzi, mica si è alzata ed è diventata un mostro. Ragazzi, andiamo ad aprire la cella. Usate la chiave della cella della cantina. Io chiudo. C'è una candela. La vuoi accendere? No, ragazzi. E se ho chiuso la porta, viziato dal fatto che prima l'avevo chiusa e ora... Ok. No. Eh? Ah! Questo sono io! Sei. Ma va a cagare, bellissimo. Allora, 5 3 7 6. Ho trovato l'oggetto chiave dell'edificio annesso. Porco il creeper! Dai, mannaggia te. Cos'è l'edificio annesso? Cosa? Il buco, ragazzi, il buco! Allora, lei mi ha bloccato di qua, quindi immagino che sia questa. Andiamo. Sì, era questa. Non si apre. Ma vaffanculo! Dove? È un altro buco! Il buco ci ha salvato! Ragazzi, il buco ci ha salvato! Una lampada! Cosa me ne faccio di una lampadina, ragazzi? Vabbè, la userò più avanti, immagino. Ok, vi è entrata una lampadina. Va bene, buona sapersi. Di qua. Sta piovendo. Ho trovato l'oggetto combustibile dell'accendino. Una stanza dove qualcuno si è impiccato. Ho trovato l'oggetto lampadina. Andiamo a prendere anche questo di qua. Tornato il mio amico. Andiamo di sotto. Andiamo di qua. E mi ha ucciso. Ma porca di quella vacca. Ma perché? A questo punto abbiamo l'accendino da usare di qua. No, non era di qua. Takeshi! Oh, sei tu in fire. Non spaventarmi in questo modo. Takeshi, stai bene? Sì, ma è solo una questione di tempo prima che venga catturato da quel mostro. Ma perché non stanno insieme questi amici e si dividono continuamente? Se solo io non avessi suggerito di venire qui, non sarebbe in questo casino. È tutta colpa mia. Takeshi! Takeshi è andato, ragazzi. Una statua. C'è una candela qua dentro. Eccola. Infatti non ci vedevo. Eccola qua. C'è un camino. Accendiamolo. Accendi il camino, sì. Vai, vai. Ho bruciato la bambola per sbaglio, ragazzi. E ho ottenuto una pietra rossa. Perché 361? 361. Come mai? Si può impiccare la statua? Non si può impiccare. Dobbiamo buttarla giù dalle scale da sotto. Le provare tutte, ragazzi. Ci rimane solo questa. Eccola lì. Ho trovato l'oggetto pietra blu. Abbiamo le due pietre dei due colori adesso.
a questo punto dove le mettiamo le pietre? Dove le mettiamo le pietre? Abbiamo una pietra blu e una pietra rossa adesso. Allora, ci saranno... Ragazzi, ora rimangono solo le bambole da decifrare, quindi sarà sicuramente qualcosa di legato alle bambole. Vediamo che succede se mettiamo gli occhi alle bambole. Che non mi ricordo più dove cacchio sono. Se io a questa bambola gli do gli occhi. Esatto. Ho in seta pietra rossa. E poi gli do anche questo. Ho trovato l'oggetto a testa della bambola. E mo? Nell'altra stanza, ragazzi, sicuro. No! Si è ammazzato! Ragazzi, si è ammazzato! Se deve la mettiamo la testa qua. Il codice era 361. 361. Me l'ero segnato. Ho trovato l'oggetto chiave della cantina. Creepy, eh? Ragazzi, creepy. Ok. E adesso? Ragazzi, quel mostro prende le sembianze dei miei amici. Chiave della cantina. Mi pare che la cantina sia quella... Beh, c'è un buco. Sarà ben questa. No, ragazzi, che ansia. Ma ragazzi, che ansia. Chiave rossa. Merda, ragazzi. Merda, ragazzi. Oh! Ho trovato l'oggetto libro illustrato. Mi sa che devo andare nella biblioteca, ragazzi, qua, sapete? Mi sa, eh? Mi sa che devo andare nella biblioteca, ragazzi, con questo libro illustrato. Oppure, vediamo cos'è. C'era un tizio... Allora, un tizio verde bussa... Ma che è? Ah! Ho trovato l'oggetto segnalibro. 2 hours later. Rosso... Verde, bianco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blu. Oh! Oh! No! Blu! Ti prego! Ragazzi, sono tutti qua! Ragazzi, sono tutti qua! Sono salvo? Takuro! Hellfire! Takuro, stai bene? Oh, Takuro. Sì. Ma mi sono sorto la caviglia, aspetterò qui per un attimo. Ok. Ho trovato questo poco fa, portalo con te. Ho trovato l'oggetto aceto. Cazzo, non ho trovato l'aceto. Oh, c'è una... Ragazzi, c'è un angolino però qua. Guardate che c'è un angolino. Guardate che c'è un angolino. Ah! Ho trovato l'oggetto disco. Che cazzo me ne faccio dal disco? Immergi la chiave rossa nell'aceto. Immergi la chiave rossa nell'aceto? La ruggine è stata la chiave. Ho trovato l'oggetto chiave del cancello ferrato. La chiave del cancello ferrato nella cantina dell'edificio. C'è una porta chiusa? Io qua nel dubbio uso la mia scheggia di piatto. No, perfetto, era solo una crepa. Blu, rosso, giallo. C'è un bottone sotto al dipinto. Premi il bottone? Sì. C'è un bottone? Sì. Colori. Rosso, giallo, giallo, blu, giallo, rosso. Rosso. Giallo. Giallo, blu, giallo, rosso. Sugoi! Ho trovato l'oggetto barra metallica.
Però tesoro, una barra metallica. Ah, è un pezzo di una chiave. Unisci il disco con la barra metallica. Ah, ho trovato l'oggetto, chiave della porta nascosta. La porta nascosta delle fottute bambole, che ora andremo a prendere. Ottimo. Bello, bello, bello. Bel gioco, ragazzi. Era questa nascosta, ragazzi. Usato la porta della chiave nascosta, era qui sotto. Ma dove sono finito? Sembra che posso uscire da qui. Dovrei portare Takuro. No, ma che devi portare Takuro? Ma sei scemo, puoi salvarti, vai a pensare a Takuro adesso. Takuro? Dai, Takuro, andiamo. Dici sul serio? Takuro si è unito a te. Ah, si è proprio unito. Abbiamo fatto la fusione, ragazzi. Siamo salvi? Ci siamo finalmente salvati, ragazzi. Siamo usciti da qua? Siamo usciti da qua? No! No, Takuro, Takuro! No, Takuro! Takuro! Dimmi che Takuro c'aveva in tasca la chiave della stanza delle bambole. Dimmi di sì, ti prego. Ho trovato l'oggetto. Chiave della... porta sul retro. Spero vivamente che sia quella la porta sul retro, ragazzi. Spero che sia quella, ragazzi, la porta sul retro. Se non è quella, siamo fottuti. Ragazzi, spero vivamente che sia proprio quella la porta sul retro. Sarà quella, vero? Sì, dai, è quella. Ragazzi, è per forza quella. Usata la chiave della porta sul retro, let's go! Siamo fuori. Non posso scalare. Non posso scappare? Dai! Ti prego, no, non un altro edificio, ti prego. Non un altro edificio pieno di enigmi. Un altro edificio pieno di enigmi, non ci posso credere. Il buco è troppo buio per vedere in basso. Ed è troppo pericoloso per scendere. Ok, allora i buchi lo lasciamo qua. Ehi. Mi sembra la stanza finale di un boss di Final Fantasy. C'è un bottone sotto. Oh, ragazzi, ho interagito a caso. Puoi premere il bottone? Sì. Non succede niente. Premi il bottone? Sì. Premi il bottone? Sì. Premi il bottone? Sì. Vabbè, qui probabilmente dovremmo premere i bottoni in un certo ordine. Ricordiamocelo. Ora, proviamo ad andare di sopra e vediamo un attimo cosa c'è. Di sopra abbiamo un letto. Porta chiusa, ti prego, dimmi che aspetta. Che poi, considerando che assume le sembianze di chi uccide, vuol dire che nelle sue sembianze normali rappresenta che è stato ucciso per primo. Può essere, potrebbe essere il proprietario della casa. La prima, la sua prima forma, diciamo. Nascondiamoci. Ok, se ne andiamo. Cosa? Ho trovato un dado, ragazzi. Ma che botta? Che botta? Mannaggia a te, pezzo di merda, che non sei altro. Dado, che lo mettiamo subito prima di morirci.
Eccolo. Un codice. Ah, le panche della chiesa, ragazzi. Tutti in chiesa. Allora, uno, lo premiamo. Due, lo premiamo. Tre, lo premiamo. Quattro, lo premiamo. Cinque, lo premiamo. Sei, lo premiamo. Sette, lo godiamo. Ragazzi, gli oggetti del puzzle del millennio sono loro. Sono loro, ragazzi. Sono palesemente gli oggetti del puzzle del millennio. Ottimo, non vedo una ceppa. Ho trovato l'oggetto pezzo blu. Qualcosa mi dice che devo trovare i pezzi del quadro in giro per la casa, vero? E magari anche accendere le stanze. Ah! Accendiamo. Qui ci sono delle segrete. Però è tutto chiuso, ragazzi. Ci mancano delle chiavi qua. Ok. Allora c'è una porta a porta. Quindi qui non c'è niente. Ok. Ho trovato l'oggetto corda. Ah, per calarci nel buco troppo profondo. Ho capito tutto. Allora, bisogna mettersi qua. Non cadere. Usare come oggetto la corda. Esatto. A questo punto posso andare qui. Posso prendere il pezzo. La porta si chiuderà, ma non me ne sbatte una ceppa, perché ora posso tornare su. E a questo punto posso tornare di qua e ritornare nella stanza di Gesù. Nella stanza di Gesù. Oh, zio Polo, mi son cacato in mano, ragazzi. Porca vacca. Vai a quel paese, vai. Torniamo nella porta di Gesù. Mi ha quasi inculato, ragazzi, ma ci siamo salvati. Adesso ne servono altri tre di pezzi. Cioè, altri due. Credevo che ne bastasse uno. E quindi mo? Triangolo. Cerchio. Quadrato. Manca la X. Allora è un codice. Triangolo. Cerchio. Quadrato. Pentagono. Che cazzo lo... Dov'è un bastone qua? Una panchina? Ma vattene a quel paese! Ma come facevo a vederlo? Ma come fa uno a vedere il bastone dietro all'ultima panca a sinistra? Mannaggia a te, non ci posso credere. Ho trovato l'oggetto chiave dello studio. Alla buon'ora, tesoro. Dai, ma scusate, ma è contro... Ma è contro ogni logica. Come fa uno a capire che... Cioè, dai. Come fa uno a capirlo? Dove la troviamo la chiave? Dov'è lo studio adesso? Sarà in alto, immagino. Secondo gli antichi, l'area in cui era più semplice studiare era in alto. Quindi secondo me lo studio è in alto. Prova in alto, ragazzi. È palesemente in alto. Sarà una di queste due porte, demo. Ecco, chiave dello studio. Oh signor, qua. Cosa c'è qua? C'è la Bibbia. E 4 bit. Mamma mia! Che cazzo è? Ma che minchia era quell'affare? Ah, ho bisogno della sedia, che sono un nano di merda. Sono bassissimo. Portiamo la sedia. Allora, io avevo la password. 3, 0, 4... e 5. Il numero di angoli delle tende. Let's go. Chiave della cantina. Chiave della cantina. Oh, un altro pezzo. Ottimo. Ok. Usata la chiave della cantina. Porca vacca. No, no, no. Ragazzi,
Ragazzi, li abbiamo liberati tutti. E abbiamo ottenuto anche l'ultimo pezzo, ragazzi. Oddio! No, ragazzi, è cattivo. È cattivo. No, è cattivo. Ci è mancato un soffio. No, no, ragazzi, è cattivo. È pericoloso andare in giro da soli, posso venire con te? Per un'ottima idea. Takuro si è unito a te. No, ragazzi. No, ragazzi. Mi fotterà malissimo alla fine. No, ragazzi, mi fotterà malissimo alla fine, lo so già. Pezzo blu. Mettiamolo. E l'ultimo pezzo blu, ragazzi. È completo il quadro. Si è aperta la porta. Possiamo scappare finalmente. Ragazzi, possiamo scappare finalmente. Oddio. Oddio. Scappa. Ho corso fino a tornare in città. Il mostro non mi stava più inseguendo. Che cos'era quella cosa blu? Non ne ho idea. Ma Takuro e gli altri sono ancora scomparsi. Ragazzi, brividi! Ma ci sono altri finali? Commentino. Commentino, commentino, commentino. Ci sono altri finali? Cavolo, gran bel gioco! Stupendo, una serata ma veramente bella. Veramente bella. Tempo impiegato, 1:45. Sei imposti in modo del protagonista come timer. Come timer?